per tempi difficili, voci forti, il tema del summit del 4 e 5 luglio, che ha un po' cambiato l'idea iniziale di puntare anche nel titolo sulla ripartenza. Cos'è? L'orizzonte non è così sereno, per cui bisogna alzare la voce per cambiare il trend. È un po' così, mi sembra che la sua analisi sia più che azzeccata, nel senso che dobbiamo parlare più di contenuti piuttosto che di stimoli, e questi contenuti debbono essere sviluppati in diverse direzioni. Noi avremo degli antropologi, avremo dei filosofi morali, avremo dei ricercatori, e quindi sarà veramente un momento di lavoro, perché è necessaria una riflessione approfondita sul momento e sui temi. Cosa ha guidato la scelta strategica degli argomenti scelti? Abbiamo fatto diversi brainstorming con opinion, persone che fanno opinione del sistema, e abbiamo cercato di individuare tre aree: quella dello sviluppo economico, quindi della situazione economica generale, quali possono essere gli strumenti per far ripartire l'economia, quello dell'evoluzione dei mezzi e infine il comportamento delle aziende sui nuovi scenari, soprattutto di quelli virtuosi. Ospiti internazionali, si nota la presenza di Martin Sorrell, che insomma sicuramente rappresenta la voce dell'industria, ma anche di creativi internazionali che interverranno, sceneggiatori di serie televisive, sceneggiatori, produttori e sceneggiatori, perché Matthew Weiner è una specie di una grande star oggi della fiction, è quello che ha ideato, scritto e prodotto Mad Men, lavorando prima su un'altra cosa di successo come i Sopranos, quindi nuovi linguaggi. E poi avremo antropologi, Michael Chang, che è un trendsetter dei trendsetter, De Napoli, che è il più grande esperto oggi al mondo di sviluppo di ricerche sui media. Quindi insomma sarà un momento interessante. Il sistema Italia appare relegato a giocare un ruolo, diciamo, di paese di consumo più che centro di innovazione e quindi di rilancio anche a livello internazionale. Questo argomento verrà in qualche modo affrontato all'interno del summit? Dubbio, oggi le multinazionali stanno diversificando i loro investimenti e puntano di più su paesi che abbiano maggiori potenzialità di crescita, quindi noi siamo stagnanti, anzi in recessione, per cui siamo meno interessanti. Ultime due domande, appunto gli investimenti pubblicitari in questo inizio d'anno, lei prevede per il primo trimestre un calo a doppia cifra, soprattutto evidenziato da quali mezzi? Non saprei dire nel dettaglio, diciamo è un calo generalizzato che penalizzerà probabilmente di più l'editoria rispetto alla televisione e meno internet e la radio. Argomento rapporto cliente agenzie, il 28 ci sarà un 28 marzo un importante incontro tra aziende associate al Lupa ovviamente e le agenzie che dibatteranno sui temi caldi sul tavolo. È un incontro per il quale è prevista una partecipazione di circa un centinaio di persone in tutto, una cosa importante. Sì, è una cosa molto importante perché, dati i cambiamenti in corso, va ripensato anche il rapporto tra agenzie ed aziende. Noi non abbiamo pregiudizi in questa direzione, ovviamente noi possiamo solo dare dei segnali poi alle nostre aziende, ma abbiamo voluto sia il Presidente Costa che il sottoscritto che ci fosse una partecipazione attiva e numerosa delle nostre stesse aziende, perché si possano dibattere argomenti veramente concreti e non solamente, diciamo, indicazioni generali e astratte. I temi all'ordine del giorno sono? Rapporto tra agenzie. Quindi remunerazione, gare, tutto quello che riguarda. Si parlerà della famosa proposta di advisor per le gare. Sì, noi siamo aperti a parlare di tutto. Quante ore è previsto? Tutta una mattinata. Sì. Bene, ci confronteremo alla fine se vorrà dirci qualcosa. Grazie.